Santa Lucia, simbolo della fermezza e della determinazione femminile. La nostra Santa Patrona Lucia è la protagonista di una interessante iniziativa promossa dalla Rete Museale Tematica delle Città Lottesche delle Marche, che per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna ha ideato l'8 marzo con l'obiettivo di unire bellezza, cultura e temi sociali. Lorenzo Lotto, pittore veneziano del Rinascimento, da molto definito anticonformista e moderno, ha lavorato parecchio nelle Marche e alcuni suoi capolavori sono oggi custoditi in 8 città: Ancona, Cingoli, Jesi, Loreto, Mogliano, Monte San Giusto, Recanati e Urbino. Da sempre la pala Santa Lucia davanti al giudice è conservata nella Pinacoteca di Jesi, la cittadina famosa per aver dato i natali il 26 dicembre 1194 all'imperatore Federico II, è stata ammirata non solo dagli studiosi ma anche da gente comune, attratta dall'atteggiamento fiero della nostra patrona, in particolare dal volto e dal piglio della nostra Santa Lucia, straordinaria e molto potente raffigurazione simbolica della forza, della fermezza e della determinazione femminile. La scena ritratta ci riporta ai tempi dell'ultima e più crudele persecuzione dei cristiani, quella voluta dall'imperatore Diocleziano tra il 303 e il 304. Lucia, come narra il codice Papadopoulo, venne interrogato davanti al proconsole Pascasio, supremo magistrato, amministratore della giustizia e comandante dell'esercito. Monsignor Ottavio Garana Capodieci sottolinea come Lucia non ebbe alcun timore nel rivolgere a Pascasio queste parole in risposta alle accuse che le erano state rivolte. Siete voi che costituite la disonestà, voi di cui l'Apostolo dice corrompete le anime degli uomini per apostatare del Dio vivente e servire al diavolo. Io sono una serva dell'Eterno Dio ed egli ha detto: quando sarete condotti dinanzi ai re e ai principi non vi date pensiero del come o di ciò che dovete dire, poiché non sarete voi che parlate ma lo Spirito Santo è che parla in voi. E ancora, giammai potrai smuovermi dal mio proposito e farmi acconsentire al peccato. Ecco che il mio corpo è in tuo potere, pronto ad ogni tortura, perché indugi, comincia ad eseguire quello che vuole il diavolo, tuo padre. Nelle Marche hanno così ideato l'8 marzo che, partendo dal pittore Lorenzo Lotto e dalle 8 città che ospitano le sue opere, in occasione della ricorrenza dell'8 marzo hanno voluto celebrare la Giornata Internazionale della Donna, aggiungendo un altro 8. Sono state così chiamate 8 influenti donne italiane ad esprimersi liberamente, lasciandosi ispirare da questa opera, in particolare dall'atteggiamento della nostra Lucia, per rendere pubblico un loro pensiero riguardo alla parità di genere e ai diritti delle donne nella società.